Sì, buongiorno, mi Prego. chiamo Otto Malknecht, sono bolzanino di origine controllata e garantita. Sono avvocato con buone conoscenze del diritto pubblico, diritto amministrativo e anche dell'Unione Europea, anche esperienze di lavoro in provincia e come dirigente di un comune. Sono segretario del nostro partito, dei Freiheitlichen. Noi mettiamo in prima fila il problema dell'autonomia, che per noi è importantissimo perché negli ultimi anni e decenni è stata ristretta. Noi vogliamo un Südtirolo più forte e più indipendente. Questo è anche il nostro slogan per questa elezione, più Südtirolo. Più Südtirolo vuol dire più autonomia e più soldi, perché attualmente tutti noi paghiamo circa 1 miliardo all'anno come contributo netto a Roma, e questo è troppo. Quello che per noi è importante sarebbe l'autonomia energetica del Südtirolo, perché noi produciamo il triplo di quello che consumiamo come energia elettrica e secondo noi dovrebbe essere affrontato questo argomento, perché ci sono diversi esperti che già da anni ci dicono che la provincia potrebbe controllare il prezzo dell'energia elettrica a livello provinciale, perché da noi probabilmente esistono solo energia elettrica da fonti rinnovabili, pertanto senza il gas, e questo sarebbe una possibilità di diminuire il prezzo per la provincia di Bolzano, in senso che le famiglie, ma anche le imprese, avrebbero una chance di pagare di meno a livello provinciale. Per quanto riguarda ovviamente il breve termine, si dovrà fare un price cap o qualcosa del genere, cioè un intervento forte dello Stato, perché attualmente i prezzi esplodono e le famiglie, ma anche le imprese, non riescono più a sopportare questa pressione. Ovviamente a medio termine si dovrà anche cercare in qualche modo di risolvere il conflitto con la Russia e con l'Ucraina, perché questo è sta all'origine del problema. L'autonomia è, secondo me, è una necessità. Perché noi abbiamo una realtà diversa dalla Sicilia, dalla Toscana e da altri paesi dell'Italia, che è molto eterogenea. E molti problemi che abbiamo nascono proprio dal fatto che dobbiamo applicare delle leggi che sono state pensate per altre realtà e sono inadeguate per il nostro tessuto economico-sociale di Bolzano. Per quanto riguarda l'autonomia, adesso abbiamo festeggiato i 50 anni del secondo statuto d'autonomia. È diventata, diciamo, una signora un po' più, diciamo, non anziana, ma di buona età, e ci vorrebbe adesso un lifting, perché l'autonomia non è qualcosa, una roccia che non può essere modificata, ma dovrebbe essere adeguata. E nel 2001 c'è stata la riforma costituzionale, che per l'autonomia ha creato molti problemi, perché adesso lo Stato ha competenze che sono descritte in altro modo, ci sono conflitti di competenza e purtroppo la Corte Costituzionale ha deciso per lo Stato. Ci vuole un intervento già da molti anni e purtroppo finora né l'ESVP né nessun altro si è interessato di questo problema, e si va avanti senza far nulla. Noi abbiamo criticato in tantissime occasioni il modo di procedere per quanto riguarda queste sanzioni. Nel 2020 all'inizio ovviamente tutti erano impauriti, c'era anche diciamo, un livello di mortalità elevata, ma come è gestito poi è stato sproporzionato e i diritti dei cittadini sono stati ristretti troppo. Perfino qualche settimana fa, cioè settimana fa, mese fa, i scolari hanno dovuto portare la mascherina, anche se tutti sappiamo che ai bambini non, questo Covid non fa niente. Questa sproporzionalità purtroppo
è stato a danno di tantissimi cittadini che non hanno potuto più lavorare, che sono stati costretti al vaccino, che alla fin fine oggettivamente non è stato utile. E per questo motivo, secondo me, almeno adesso si dovrebbe dire fine, basta, non ci saranno più né maschere né quarantene, eccetera. C'è il vaccino, ognuno può vaccinarsi triplo, quattro, cinque volte, per cui lasciateci in pace con questo Covid e fine col mascherine e company.